Si è svolta nella centralissima piazza Santa Teresa di Brindisi la tradizionale cerimonia commemorativa per la celebrazione della festività del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate. L'evento è stato organizzato dalla prefettura in collaborazione con il presidio militare e con il comune. All'iniziativa hanno partecipato anche alcune scolaresche del primo ciclo, nell'ottica di tramandare alle nuove generazioni i valori della patria e far conoscere loro i sacrifici costati per l'unità e la difesa della nazione. Io spero che oggi noi qui insieme non facciamo soltanto un sterile esercizio di memoria. Riflettevo proprio su questo. Spero proprio che oggi si possa riflettere consapevolmente sul significato di questi due momenti così importanti della nostra storia. Perché, come ho avuto modo di dire poco fa, ricordiamo quel 4 novembre di un periodo che ci sembra oggi così lontano, il 1918, in cui però ad una unità che è stata conquistata è seguito il sacrificio di tanti morti, di tanti valorosi uomini che hanno perso la vita. Pensate, 600.000 italiani, che non sono numeri, sono persone, valorosi eroi che hanno combattuto per questo ideale. Il nostro pensiero commosso va a loro, va a tutti coloro che si sono impegnati, va alle forze armate che ci difendono ogni giorno con onore e non solo si occupano della difesa della nostra nazione, ma in questo momento così davvero estremamente delicato in cui ogni giorno siamo afflitti dai conflitti, dalle guerre, in questo momento particolarmente delicato, ecco, assicurano anche a livello internazionale, in missioni di pace, la difesa di questi valori così importanti.